Caterina, siamo a questa settimana della moda. Le tue prime impressioni? Allora, settimana intasata direi, nel senso moltissimi blogger, moltissimi siti web, tantissima stampa estera. Le proposte non colpiscono tutte, nel senso alcune sfilate molto belle, altre insomma così così, diciamo, non proprio gradevoli, ma lì anche gusto personale secondo me. Nel complesso direi positiva, essendo il terzo giorno direi buono, insomma. Ritmi, forse i ritardi sono un po' eccessivi. C'è qualche sfilata che ti è piaciuta più delle altre fino adesso? Allora, mi è piaciuta moltissimo Gucci. Direi Gucci, per adesso Gucci forse, quella che proprio mi ha colpito, soprattutto gli abiti da sera, bellissimi. Come va la tua parte fashion su Blogosfere? Bene, si fanno le notti a scrivere e a pubblicare foto e video, però direi nel complesso bene, insomma. Puoi darci qualche dato di traffico? Allora, al momento non lo so perché praticamente lo guardo solo la sera, comunque è relativamente alto, anche se da quello che ho riscontrato piace di più e tira un po' di più online la moda uomo rispetto alla moda femminile, rispetto insomma ai nostri dati, ecco. Sappiamo che arrivi dalla kermesse di Sanremo, okay. Vuoi raccontarci qualche aneddoto particolare, qualche curiosità? Allora, io saremo quest'anno per la prima volta, l'ho seguito da redazione, dopo 5 anni di gavetta sanremese, però ti posso dire, insomma, la mia collega che c'era si è divertita molto e insomma conferenze stampe al Fulmicotone da quello che mi ha raccontato, ed un festival che non passerà insomma assolutamente inosservato, visto insomma Lecquerel con Celentano e con Twitter che ha svelato con un'ora d'anticipo il vincitore rispetto alla diretta TV, perciò internet che ha vinto anche a Sanremo, diciamo così. Ecco, non pensi che magari dagli operatori del settore, da quelli che organizzano la moda, quelli che fanno proprio la moda, internet sia un po' temuto proprio per questo aspetto? Ma secondo me rispetto a tanti anni fa in realtà io un bel miglioramento lo vedo, nel senso che rispetto a 5 anni fa, quando ho iniziato io a seguire le sfilate in cui che parlavi di blog e nessuno sapeva cosa fossero tranne pochissimi marchi, in realtà ad oggi il brand di moda sa cos'è il blog e sa cos'è internet, in realtà sono loro stessi che per primi con i loro Twitter ufficiali o il Facebook o con le sfilate direttamente in streaming online hanno scoperto il media e lo utilizzano. Direi che in realtà lo usano bene, forse potrebbero anche usarlo ancora meglio, insomma. Grazie mille. Grazie a te.